Care sommesi, cari sommesi, buongiorno. Innanzitutto cominciamo con una buona notizia. Il numero dei positivi si è attestato a 78. Ciò naturalmente vuol dire che dobbiamo continuare ad applicare le prescrizioni, non dobbiamo abbassare la guardia, soprattutto ora che inizia la cosiddetta fase 2, che non è un liberi tutti, mi raccomando, anzi una fase che richiede la responsabilità di tutti e di ciascuno. Vi do alcune notizie che riguardano Somma Lombardo, la fase 2 a Somma Lombardo. Ecco, da lunedì 4 maggio riaprirà con i consueti orari la piattaforma ecologica, però con alcune limitazioni. La prima, durante la prima settimana, quindi dal 4 al 10 maggio, solo per il verde, quindi solo per il conferimento del verde. Dalla settimana successiva anche per gli altri conferimenti, ma in ogni caso previo appuntamento da prendere all'ufficio ecologia telefonando al numero 98 90 54. Ripeto, solo su appuntamento. Verranno effettuati i controlli, quindi è inutile recarsi se non si è preso l'appuntamento e quindi l'autorizzazione. Mi raccomando. La seconda notizia, verranno riaperti anche i parchi cittadini, però con alcune limitazioni legate all'applicazione del DPCM e dell'ordinanza di Regione Lombardia. Quindi saranno intercluse, cioè chiuse, le aree giochi. Questo per evitare in qualche modo il mancato rispetto della cosiddetta distanza sociale. Quindi da lunedì pomeriggio i parchi riaprono, ripeto, ma senza l'apertura delle aree gioco. È comunque utile perché ci consente di fare un po' di movimento, farlo fare a noi e ai nostri bimbi. La terza notizia riguarda la possibilità di fare spostamenti. Ricordo che sono comunque legati a comprovate esigenze, per cui se io voglio svolgere un po' di attività fisica, visto che adesso è possibile, non posso recarmi in altri comuni, perché a Somma Lombardo fortunatamente esistono aree verdi, esistono boschi, esistono aree in cui ci si può muovere, naturalmente mantenendo la distanza sociale e indossando la mascherina. Questo è fondamentale perché è una prescrizione che è rimasta. Quindi è possibile fare camminate nel territorio mantenendo la distanza di almeno 1 metro, 2 se ci si muove magari in bicicletta o se si fa altro tipo di attività. Sono comunque vietati gli assembramenti e lo sport di gruppo. Mi raccomando, su questo saremo puntuali nei controlli. È fondamentale, visto che riparte la fase 2, mantenere la distanza sociale e indossare le mascherine. Dobbiamo gestire insieme con senso di responsabilità questa fase. Ci viene concesso un po' di libertà, ma ricordo che la mia libertà finisce dove inizia quella altrui. Quindi tutti dobbiamo essere responsabili. Solo in questo modo la fase 2 funzionerà e potranno aumentare gradualmente le attività che si potranno svolgere e comportiamoci bene, insieme ce la faremo. Arrivederci al prossimo video.